Nel 2000 la Bolivia è teatro di una dura lotta che vede la popolazione scendere in piazza per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua della città di Cochabamba, data in concessione ad un consorzio di imprese private, tra cui la Bechtel e la Edison. Per vari giorni la popolazione invade la città e blocca le strade subendo la dura repressione della polizia. La guerra dell'acqua, come viene poi battezzata, finisce con la vittoria della popolazione e con la ripubblicizzazione delle risorse idriche. È il primo passo verso un nuovo immaginario delle lotte dal basso in difesa dei beni comuni, come l'acqua. Dopo la vittoria e la cacciata delle multinazionali, le comunità iniziano un percorso di sperimentazione di metodi di gestione partecipata delle risorse idriche. Costituiscono comitati per l'acqua e si riuniscono in assemblee per decidere della gestione dell'acqua e dei servizi idrici. Per la prima volta ci siamo resi conto come un diritto umano fondamentale, come il diritto all'acqua, fosse minacciato non solo in Bolivia ma in tutto il mondo. Oggi per questo difendere il diritto all'acqua rappresenta una delle prospettive, uno degli obiettivi più importanti non solo dei movimenti ma della società civile in generale, proprio perché l'acqua è l'unico diritto senza il quale non c'è vita. E se oggi noi accettiamo che l'acqua si trasformi in una merce e non in un diritto, perderemo una battaglia non solo per questa generazione, ma anche per quelle che verranno. È per questo che è importante difendere questo diritto. La provincia di Venezia, attraverso l'istituzione di un fondo di solidarietà, ottenuto con un contributo di un centesimo di euro per ogni metro cubo d'acqua consumato dai cittadini della provincia, ha finanziato il progetto promosso da Assud per la costruzione di una rete fognaria a Chilimarca, uno dei quartieri più poveri di Cochabamba. Si tratta di un esempio di cooperazione veramente dal basso, da cittadini a cittadini. Assud anche in Italia porta avanti la campagna per riconoscere e per difendere il diritto all'accesso all'acqua. Anche qui abbiamo una cosa che abbiamo imparato attraverso il lavoro nelle comunità e nei movimenti che lottano nel sud del mondo, in particolare in America Latina, ma non solo, ma siamo riusciti anche a tradurre questo in campagne ed azioni anche qui in Italia. Assud è stata una delle promotrici della legge Iniziativa Popolare che propone appunto una gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato. Abbiamo raccolto con questa legge più di 400.000 firme. Portiamo anche avanti delle campagne per denunciare quelle che sono le multinazioni dell'acqua di casa nostra. Sono grandi ex municipalizzate in cui spesso i privati sono le grandi multinazionali dell'acqua, le più famose, la Suez, la Veolia, per esempio, e che sono presenti come parte privata nelle nostre municipalizzate italiane, Acea per esempio, ma anche Acqua Latina. Buenos días, hermanos. Este morando fuego de Chilimarca que ha resistido hasta ahora, hoy es un día de fiesta para nosotros, es un sueño poder estar aquí y compartir con ustedes. Y de verdad nos sentimos muy agradecidos a ustedes, más que todo al pueblo, porque fueron ustedes con su lucha, su resistencia, que nos han traído hasta acá. Pero hermanos, debemos de verdad comprometernos todos, ¿no? Debemos seguir luchando porque hoy empieza el proyecto, pero debemos hacerlo realidad en un año. Ahora que el proyecto ya está, que la plata ya está, depende de nosotros, depende de todos ustedes. Luchar y pelear y trabajar para que sea posible. Este modelo de proyecto es de verdad un proyecto alternativo, hermanos y hermanas, porque, primeramente porque la plata, como decía también Omar, viene de la gente, de Italia, de Venecia. En segundo lugar, yo diría que el proyecto es un proyecto piloto para todo el mundo, porque la capacidad de autogestionar y manejar el agua, como ustedes demostrarán, nos puede dar también a nosotros la posibilidad de demostrar
a las grandes empresas, a las grandes multinacionales que quieren privatizar nuestros bienes comunes, que podemos y debemos como comunidades manejar nuestros recursos. Una asamblea se había determinado eso, donde estaban presentes la compañera Cristina, compañero Saúl y varios dirigentes de las diferentes villas. Nosotros hacemos una reunión muy abierta, invitamos a todos quienes deben participar del alcantarillado. En las últimas asambleas que hubo, la comunidad ha manifestado dónde empezó la lucha en contra de, o sea, la guerra del agua, dónde empezó la lucha precisamente en la sede de Chilimarca. ¿No? Es ahí donde empieza la lucha por el agua. Entonces Chilimarca siempre ha querido una gestión propia, por decirle, con el agua, manejar su agua. Ya han hecho mitad del trabajo, se han construido la red de alcantarillado y la han construido ustedes con el trabajo de ustedes, ¿no? Con el apoyo de la empresa y el financiamiento de Italia, pero quien han trabajado son ustedes. Más bien agradecerles todo el trámite que han hecho, pero aquí en nuestro sector donde nos toca, la gente es bien exigente. Chilimarca es un ejemplo también para muchas comunidades también en Italia y en el mundo. Y el trabajo que están haciendo ustedes es muy importante para nosotros, para entender que sí se puede autogestionar, sí se puede ganar exitosamente ese proceso de autogestión, de autonomía y de autodeterminación. Simplemente darles la bienvenida, esta es su tierra, esta es su patria, siéntase cómodo, nos honran con su presencia, nos sentimos muy contentos, muy dichosos, este día no lo vamos a olvidar. Muchas gracias, compañeros. Nel gennaio 2006, l'indigeno Aymara Evo Morales viene eletto presidente della Bolivia. La sua elezione è il segno tangibile della forza dei movimenti sociali, indigeni e contadini boliviani e del processo di trasformazione in atto nel paese. Nel testo costituzionale, il nuovo governo inserisce il diritto all'acqua come diritto umano fondamentale. Una decisión unánime en América y el agua es un derecho humano, ahora es cómo implementar que sea un servicio público y no un negocio privado. Que todos los servicios básicos, no solo el agua, debe ser declarado como un derecho humano. Oggi, tuttavia, il progetto di Chilimarca non si è ancora concluso. Le comunità stanno lavorando per cercare altri fondi per riuscire a costruire 3 impianti di depurazione per far funzionare in maniera autonoma ed autogestita la rete fognaria. Dopo un percorso di studio ed approfondimento, le stesse comunità hanno optato per un sistema di depurazione delle acque reflue d'eccellenza, la fitodepurazione, un meccanismo ecologico, sostenibile, facilmente gestibile e con nessun impatto ambientale, che permette il riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione, che consentirà di ampliare gli spazi verdi della comunità e farne aree di aggregazione. Chilimarca può essere un importante esempio di come si possa coniugare una vertenza importante, come il diritto all'acqua, alle pratiche di autogestione, alla cooperazione dal basso e alla solidarietà internazionale.